Io ringrazio l'amico Paolo di questo invito che mi ha dato modo di tornare ancora una volta quassù con grande piacere. E sì, ho preso questo incarico di parlare, come dice il titolo, Meister Eckhart e la mistica renana, vero? Con un po' di timore perché la mia conoscenza di Lesso è così, non sono certo un esperto, ecco, di Lesso. Devo quindi fin d'ora ringraziare soprattutto il mio amico Stefano Rossi, che è traduttore invece di Lesso e che lo studia, diciamo, da sempre, anche per l'aiuto che mi ha dato a preparare questa piccola cosa che ora di cui ora vi parlo. E dunque, Lesso conosceva i cosiddetti renani, sono i francesi che hanno ribattezzato Mystique Renan, mistica renana, quella che si chiamava forse più correttamente Deutsche Mystique, mistica tedesca, ma insomma i francesi, come si sa, hanno un certo nazionalismo, quindi col Reno, che insomma l'hanno portata un pochino dalla loro parte, o Renault Flamand, Renano Fiamminga, quanto basta per non dire tedesca. Ma sono tutti scrittori di lingua germanica o comunque di dialetti apparentati col tedesco. Ecco, dico questo perché studiando un po', leggendo, cioè abbastanza accuratamente Lesso, io ritengo questo, che lui certamente conoscesse abbastanza questa letteratura. Ripeto, l'amico Stefano Rossi mi ha anche preparato una tabella precisa delle citazioni che nelle opere di Lesso ricorrono, sia di Eckhart, sia di Rusbrück, sia di Taulero, sia di Margherita Porete. Non sono poi tanti. Non sono tante. Come mai? Io credo, però questo lo dico semplicemente come ipotesi, che non neanche scriverei. Io credo che Lesso disponesse ai suoi tempi, e poi essendo in India, insomma, per tanti motivi, soltanto di un paio di antologie di Meister Eckhart, una francese e l'altra inglese, quella dello Evans. Perché siccome, come cercherò di dire in questo poco tempo, le affinità tra Lesso e questi autori, direi soprattutto Eckhart, perché è il più importante, perché è il più noto, eccetera, sono straordinarie, veramente straordinarie, e ve ne elencherò alcune. È un po' strano che in alcuni casi Lesso non lo dica o comunque non citi il riferimento. Faccio subito un esempio, così entriamo nel discorso, peraltro per una delle cose più rilevanti, no? Allora, come ormai abbiamo sentito più volte, anche stamani, ieri, eccetera, Lesso insiste sul fatto che, come dire, l'esperienza liberante, fondamentale, è quella che scopre un io sono che sostituisce un io psicologico, un io empirico, sostituisce il questo, no? Come lui scrive. Ho qui le citazioni che posso fare, ma se mi permettete di risparmiarle talvolta. Credo che il discorso venga più simpatico anche, no? Lesso dice che sì, certo, il questo, ciò che io sono non si potrebbe neanche dire, in quanto volizioni, in quanto desideri, in quanto speranze, eccetera, è un accidentale sostanzialmente. Bisogna scoprire un più profondo io sono, che è qualche cosa che invece, come dire, costituisce davvero noi stessi e poi forse, come si dirà, anche Dio, è, come dire, è il reale, no? È il reale.
Lo dice più volte, lo dice in tanti modi. E quindi non insisto su queste citazioni, semplicemente magari un paio di righe, eccetera, vero? Un paio di righe dove dice, io non sono questo, non sono il determinato, sono più in profondità, sono immerso nella profondità della sorgente. Al di sotto di questo, nel suo centro, non sentendo niente, vedo tutto in pace. Sono più in là, al di sotto, più profondo di questo io che parla, che mangia, che guarda, che ascolta, eccetera. Infrangendo la fortezza del corpo, penetrando all'interno, sono al di là del luogo e del tempo. Lodo il mio essere, io sono. Lo Spirito Santo insegna alcuni a fare miracoli, ad altri a parlare lingue, altri a insegnare e così di seguito. A coloro che hanno avuto che ne hanno avuto la grazia, esso mostra la via del io sono. Benissimo. E qui sto citando dal diario, e qui il cristiano Lessot cita, come è ovvio per la sua tradizione, cita il Vangelo ovviamente, cita Giovanni. Abbiamo sentito anche stamani che ovviamente è in assoluta consonanza con Meister Eckhart, è Giovanni l'Evangelista che, diciamo, predilige. Cita il passo evangelico in cui Gesù esprime la sua unità col Padre, no? Io e il Padre siamo uno. E ancora più significativamente, forse, il brano sempre giovanneo in cui, discutendo con i giudei che non capiscono, rimangono stupiti e anche peggio, Gesù se ne esce nella frase: ante quam Abraham fieret ego sum, prima che Abramo fosse io sono, no? Ecco, benissimo. Ma la cosa che mi ha un po' colpito, per cui dicevo prima, di questa conoscenza fino a un certo punto dei mistici renani o renano-fiamminghi, è che non citi Lessot, il passo eckhartiano, che è, direi, assolutamente identico, e tra l'altro è anche uno dei più noti, perché viene da quel terribile sermone 52, Beati Pauperes Spiritu, che è considerato unanimemente, come dire, il più profondo, il più, mi verrebbe il greco, dei nos, il più terribile dei sermoni eckhartiani, quello in cui c'è la nota frase "prego Dio che mi liberi da Dio", no? Dove Eckhart dice lo stesso, ovviamente con le stesse parole. Mi permetto di leggervelo brevissimamente, ma sono poche righe, no? Sono poche righe, perché dice Meister Eckhart: quello che io sono secondo la mia nascita deve morire ed essere annientato, perché è mortale e perciò si corrompe nel tempo. Ma secondo il mio essere eterno, io sono causa di me stesso, sono non nato, e secondo il mio modo non nato non posso mai morire. Secondo il mio modo non nato, sono stato eternamente, sono ora e sarò per sempre. Tutte le cose sono nate nella mia nascita eterna e io fui causa di me stesso e di tutte le cose. Se l'avessi voluto non sarei, e nemmeno le cose sarebbero, e se io non fossi, nemmeno Dio sarebbe. Ecco, questa citazione non c'è, e la cosa appunto mi ha un po' sorpreso, perché mi sembrava che, diciamo, in un certo senso facesse gioco al discorso di Lessot, il quale peraltro dice, scrive, che la mistica renana è quella, e questo l'ha capito di un colpo, che più si avvicina a
diciamo sì, alla spiritualità dell'India, e quella nel mondo occidentale cristiano più si avvicina alla spiritualità dell'India. Esplicite, diciamo così, sono le esplicito è l'uso che anche l'esso fa di uno dei termini fondamentali del discorso di Meister Eckhart, quello concetto di divinità, in tedesco Gottheit. Come penso molti di voi, se non tutti, sappiano, Meister Eckhart utilizza questo concetto, cioè un astratto, in italiano divinità, per quanto lo si possa rendere, Gottheit, al posto del sostantivo maschile Gott, Dio, perché intende in questo modo distinguere tra quel Dio che è in effetti frutto della rappresentazione dell'umano e comunque sempre in relazione all'umano, sempre in relazione all'umano, è il Dio creatore, il Dio che fa, il Dio che disfa, il Dio con gli attributi, buono, benefattore, tutto quanto che volete, distinguerlo da invece un concetto più profondo e a suo modo di vedere più essenziale, più fondamentale, gioco di parole, del divino, ecco qui appunto la nostra lingua comincia, la nostra però anche la sua, comincia a zoppicare, va bene, che è invece espresso, che lui esprime appunto con divinità, qualcosa che non è connotabile, non è connotabile con nessun attributo, con nessun attributo. Tanto è vero che spesso nella mistica renana la divinità, appunto per la mancanza di tutti poi questi attributi determinanti, viene chiamata, viene descritta come nulla, il divino come nulla. Ecco, qui l'esso spesso utilizza il concetto, spesso lo dice, e anche in questo caso io vi risparmio le molte citazioni, ve ne farò magari una sola. Ecco, la divinità alla radice dell'anima, non altro, non altro, non trattino altro, nel senso che qui si sta parlando appunto, come tra un attimo cercherò di dire, ovviamente di un divino che non è il vecchio che sta nei cieli e non è neanche, state attenti, il Dio della Bibbia, ma è evidentemente un qualcosa che è spirito e non è altro dallo spirito dell'uomo. E ancora, sempre dal diario, la divinità è quella profondità di me stesso, è quella profondità di me stesso che è al di fuori della durata, al di fuori del tempo, al di fuori della contingenza. Chi è così audace da accettare la propria aseità? Sì, perché poco prima ha usato la terminologia latina, che gli è familiare dalla scolastica, a sé, di per sé stesso, diciamo così. Accettare la non durata, nessun domani. Io, tra virgolette, non sparisco alla morte di questo corpo, ma nemmeno io continuo a esistere. Ecco, qui si viene sul riferimento a questo concetto del divino, ci porta subito anche a un altro grosso punto di contatto tra gli scritti e l'esperienza di Gesù e appunto questo mondo medievale, renano, renano fiammingo, quello che volete, cioè il discorso dell'eterno nel presente. L'eternità non va assolutamente pensata come un tempo lungo, lunghissimo, eccetera, eccetera, ma l'eternità in un senso forte è ewig nun, un eterno presente. L'eternità è qui ed ora o mai altrove. Non è, secondo Rousseau, assolutamente
la storicità del cristianesimo a fondare il suo valore. Io qui credo, anche ascoltando le relazioni di stamani, anche quella di ieri, naturalmente, di Paolo, credo che qui si faccia male, come dire, il tentativo di conciliazione tra un cristianesimo che l'esso stesso chiama istituzionale, una volta dice anche Vaticano, e invece, diciamo, questo tipo di esperienza spirituale non dualistica del non altro, o come vogliamo dire, perché nello stesso modo, in modo comunque assolutamente parallelo, perché scusate, io qui ora sto parlando delle vicinanze, no? Delle affinità. È ovvio che l'affinità e la vicinanza non presuppone una identità, anche perché, insomma, non possiamo semplicemente così mettere accanto un uomo del 300, un contemporaneo di Dante, e un uomo io sono abituato a dire del nostro secolo, anche se ormai l'abbiamo cambiato, è un uomo del nostro tempo, questo è ovvio, no? Insomma, peraltro sono anche convinto, approfitto dell'inciso per dirlo, che siccome i percorsi dell'intelligenza sono sostanzialmente gli stessi sempre e tubique, come non ci si deve meravigliare, poco fa Paolo citava lo studio di Rudolf Otto, Westliche Mystik, che non hai detto, l'ho tradotto io, però questo lo potevi pure dire. Nel quadro di questi, cioè, ormai mi sembra 30 anni fa, sì, una cosa del genere. Come non ci si stupisce che Shankara, che è un uomo, dico, se è dell'VIII secolo, no? Sembra, eccetera, eccetera, dell'India, a volte si esprima con gli stessi termini, no? Io ricordo quando feci questo lavoro che rimanevo colpito dal fatto che se si fa una sinossi, cioè se si mettono in parallelo alcuni testi di Shankara che Otto ha scelto come esempio della mistica d'Oriente e Meister Eckhart scelto, beh, insomma, a volte veramente è lo stesso testo. Tra l'altro la cosa è straordinaria, perché il tedesco medievale di Eckhart e il sanscrito di Shankara, premetto il sanscrito io non lo conosco, però insomma suonano nello stesso modo, perché essendo lingue indogermaniche, a volte anche senza saperlo si scopre lo stesso verbo, la stessa parola, eccetera. Sì, dicevo, comunque, scusate, naturalmente le differenze ci sono, perché non si può semplicemente così dire che si tratta di una preferita, però le affinità sono forse più forti, ecco, a mio parere le vicinanze sono molto più forti, e in questo campo però non è difficile operare delle conciliazioni che insomma sanno un po' di posticcio. In particolare, per esempio, questa da cui sono partito per questo lungo inciso. L'esso, soprattutto forse nell'ultimo periodo della sua vita, ma mi sembra però anche all'inizio, scorrendo il diario, non è che questi brani siano sempre alla fine, sono diffusi, direi, sempre, forse più forti alla fine, insomma. Ma l'esso si è reso conto che, come dire, c'è una visione del mondo cristiano, una visione cristiana del mondo, o comunque una teologia che non è conciliabile con ciò che lui ha esperito grazie anche alla mediazione dell'India, eccetera. Non è la storicità del cristianesimo, lui scrive, che fonda il suo valore. Niente del tempo e dei fatti, tra virgolette, può fondare il non creato e l'eterno. Punto.
E qui appunto lui sta dicendo, e lo dice spesso, quello che Meister Eckhart, ad esempio, dico sempre Meister Eckhart, potrei anche aggiungere i suoi discepoli, i suoi amici, Taulero, eccetera, sia perché mi è più familiare, sia perché ha dei modi, diciamo, più radicali, cioè più chiari. Perché, insomma, ci sono, come dire, due mondi, se vogliamo così dire. Uno è quello che prevede tempo, corpo, molteplici. Quello, diciamo, per noi più comune, no? Noi viviamo nel tempo, io ho qui l'orologio davanti, penso a cosa farò domani, eccetera, eccetera, la corporeità, benissimo, e la molteplicità, io uno, lui due, eccetera, che è il mondo falso, anche per Eckhart, perché il mondo vero è quello in cui non c'è tempo ma eterno, non c'è corpo ma spirito, non c'è molteplice, ma uno, l'uno. Non unione, riprendo una domanda di stamani, unione presuppone che si unisca qualcosa che però è in qualche modo separato, almeno prima, no? No, anche, non so se, no, io ripeto, non voglio fare l'interprete di Lesotho perché non me la sento. Con Eckhart ho una certa familiarità e anche un saluto, un grandissimo amore, tutte e due, per cui me la sento un pochino di più. Ecco, non unione, assolutamente, perché c'è un, unico, uno. Bello, il tedesco, vero? Sì, per queste cose ci vuole, insomma, vero? Che forse non è così fine come la forma indiana non dualità. Advaita ha una sua finezza, perché lo dice nella forma negativa e quindi non afferma niente. Però dicevo, in realtà, credo che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Come appunto vado avanti, perché. Un altro elemento di contatto fortissimo che io ho trovato tra Lesseaux e queste sue letture medievali è quella che indica la non alterità dell'uomo, la non distinzione dell'uomo rispetto al mondo, rispetto al prossimo. Utilizzando in particolare un concetto che anch'esso è tipico di Meister Eckhart, quello di fondo, no? Grund, fondo. Fondo è una parola che in Lesseaux veramente ritorna infinite volte. A volte la dice proprio in tedesco, quindi non c'è dubbio che stia utilizzando, o perlomeno stia riprendendo da queste sue letture, ad esempio, no? Ad esempio, il Dio vivente non si incontra che nel fondo di sé, nel raccoglimento al fondo di sé, al fondo della propria vita, al fondo di ciò per cui noi, ogni io, siamo viventi. Non bisogna cercare Gesù né a Betlemme né a Nazareth, né a Cafarnao, né sul sepolcro, né all'uscita dal sepolcro una mattina di Pasqua. Bisogna cercarlo là dove è realmente il Dio vivente, absconditus in sinu patris, nascosto nel seno del Padre, e subito sotto, e il seno del Padre è il fondo di me. Subito sotto, questo Grund in tedesco che Gesù chiama Abba. Qui credo che non ci siano dubbi, no? Ripeto, le citazioni sarebbero tante e molto belle anche in alcuni casi, ma insomma non abbiamo tempo di farle fino in fondo. Ecco,
Se è così, viene meno, insomma, spariscono, diciamo, sostanzialmente le dualità che non sono soltanto quelle, diciamo così, io, Dio, ma sono quelle, noi diremmo, io mondo, perché anzi questa dualità, è forse la prima che occorre superare e che si supera. Scrive qui Lessot, sempre nel diario: la dualità primordiale da superare è questa, me stesso e il resto. Non quella tra Dio e me. Finché ci saranno questi altri al di fuori di me, vi saranno confusi Dio e il mondo, anche se possono essere distinti e definiti. Finché il mondo mi resta aliud, in latino forse reminiscenza cusaniana, denon aliud, eccetera, comunque, Dio non potrà mai essere percepito da me all'interno di me. È molto interessante e assolutamente kartiano, come ora vi leggerò, perché una piccola letturina anche kartiana me la dovete concedere. Qui Lessot sta dicendo che non si coglie Dio all'interno di noi stessi finché resta altro il mondo. Il che direi taglia anche alla radice le discussioni che spesso si fanno, le obiezioni che spesso si fanno nei confronti diciamo, di quella che sbrigativamente si chiama mistica, a cui spesso si attribuisce una sorta di indifferenza nei confronti del sociale, della carità, del prossimo, dell'amore e quant'altro. Ma guardate che queste obiezioni, insomma, non sono corrette, perché se io, scusate, la lingua mi costringe a usare la parola, no? Non vorrei farlo, non vorrei farlo. Sapete che anche Eckhart dice: io non lo potrei dire, solo Dio potrebbe dire io, solo Dio può dire io, però insomma ci sono costretto dalla lingua, no? La nostra, perché italiana, Santa Caterina da Genova e non da Siena, usava perifrasi per non dire io, no? Il mio me, questo, no? Parlava come Ramana, no? Il quale invece per non dire io diceva questa persona in terza persona, eccetera, eccetera. Comunque io sono costretto e mi scuserete. Va bene? Se mi resta altro, se mi restano altri, aliud, gli altri, non potrò mai neanche percepire il divino all'interno di me stesso, il che, ripeto, mette in secondo piano, fa direi quasi scadere, a mio parere, questa sorta di obiezione che spesso si fa al mistico, alla mistica, di essere, come dire, in quanto tutto proteso, monos pros monon, il solo verso il solo, come insegna il maestro della mistica occidentale, che è Plotino, in quanto solo verso il sole, dice, beh, si dimentica degli altri. Ma non si dimentica affatto degli altri. Il mistico in questo senso è colui per il quale, dice Meister Eckhart, guarda che il bene degli altri ti deve essere assolutamente caro quanto il tuo, non è meno. Se pensi che siano non solo preferibili 1.000 marchi per te che per un altro, ma addirittura se pensi che sia meglio la tua salvezza dell'anima rispetto a quella di un altro, tu stai sbagliando, non ci siamo assolutamente per nulla. Devi togliere via veramente ogni differenza tra, come dire, tra te e gli altri, per così dire. E allora evidentemente che è così che si saldano insieme la scoperta della non alterità, diciamo così, del mondo e della non alterità del divino.
Ecco, quello che scrive Lessot in questo passo, o in molti altri che ho qui davanti, potremo leggere, c'è un perfetto parallelismo, un parallelismo veramente straordinario in un sermone cartiano, che è il sermone, ve lo dico tra un attimo, il tempo di guardare la nota, è il sermone 216 delle opere tedesche, Ecce mitto angelum meum, e quello è il sermone in cui Eckhart dice che solo Dio può dire io e l'uomo non può dirlo. Allora, non esiste separazione tra Dio e il tutto, perché Dio è in tutto. Egli è più intimo a tutte le cose di quanto esse non lo siano a se stesse. Nello stesso modo non deve esistere separazione tra l'uomo e le cose. L'uomo deve essere niente in se stesso, completamente distaccato da se stesso. Così non c'è più separazione tra lui e le cose. Ed egli è tutte le cose. Perciò, nella misura in cui non sei niente in te stesso, sei tutto e non c'è separazione tra te e le cose. Per questo motivo, per questo stesso motivo, nella misura in cui non sei separato dalle cose, sei Dio e tutte le cose, dato che la divinità di Dio, di Gottheit, Gottes, sta nel fatto che non c'è separazione tra lui e il tutto. Queste 10 righe di un sermone cattiano, secondo me, hanno un parallelismo perfetto nel lavoro di Lessot e nei suoi scritti, anche se purtroppo devo dire che il diario, almeno l'edizione che c'è in commercio, perché sarebbe bello leggerlo tutto questo diario, no? Non so quante 1000 pagine, beh, insomma, si stampano tante stupidaggini e gli spagnoli dicono la carta sopporta tutto, per cui credo che si potrebbero, no, si potrebbero dedicare 1000 pagine. Va bene, comunque dicevo, il problema è che si lavora male su testi che non sono completi e che hanno anche poi questo andamento non sistematico, ma io non credo alla necessità del sistema. Sotto questo profilo vado un attimo in avanti. Un altro dei punti in cui c'è una grandissima vicinanza tra questo nostro contemporaneo e questi maestri medievali è la, diciamo così, risoluta critica alla teologia, in quanto, attenzione, non alla teologia come studio delle cose, diciamo, che hanno a che fare col divino, ma in quanto pretesa scienza. Cioè, quello che disturba profondamente, per usare una litote, tanto Meister Eckhart quanto Lessot, è che si siano costituite delle teologie come presunte scienze del divino. Ecco, a questo proposito, velocità a memoria, Eckhart è forse ancora più duro. Dice che i teologi sono dei bestemmiatori, perché siccome Dio è al di là, noi non possiamo parlare in maniera, diciamo, corretta di ciò che è al di là. E siccome però proferire delle cose senza senso su Dio si configura come bestemmia, ecco che la teologia è sostanzialmente una bestemmia. Lessot lo dice, ora ve lo leggo, ce ne sono tantissimi di questi passi. Beh, questa per esempio è bellina. Esistono soltanto 2 tipi di persone che sono in pace: coloro che non hanno compreso niente del mistero di Dio e che tuttavia credono di averlo compreso, i teologi.
coloro che invece lo hanno realizzato e che ammettono di non sapere niente di Dio. Sì, capite? Perché se no sembra offensivo verso una categoria benemerita di studiosi, come mi è stato anche rimproverato. Cioè, ma io non è che qui si vuole dire male di personaggi, spesso anche nobilissimi, insomma, eccetera. Il discorso è contro, appunto, una teologia che voglia essere un sapere e che quindi in quanto tale, proprio in quanto presunto sapere, distrugge alla radice quello che stiamo dicendo finora, perché l'esperienza, chiamiamola non dualistica, per usare il linguaggio più consueto qui, è quella dell'uomo povero, dell'uomo spirituale che niente sa, niente vuole e niente ha, cioè è di un completo spogliamento. Aggiungerò, ora scusate, seguo il filo del mio discorso più che la scaletta che ho preparata, aggiungerò che qui, su questo punto, mi è piaciuto vedere che Lesseau cita anche Margherita Porete, no? Lo specchio delle anime semplici, che fece in tempo a conoscere, perché era noto da poco, ed è proprio Margherita Porete da cui probabilmente lo stesso maestro Eckhart ha preso alcune di queste sue più radicali affermazioni. L'uomo povero, cioè l'uomo povero in spirito, vero? Quello del versetto evangelico, non solo niente sa, perché il sapere sta al posto dell'essere, no? Il sapere sta al posto dell'essere. Niente in Dio si conosce, egli è ein einzig ein, un unico uno. Quel che in lui si conosce, questo bisogna essere, scrive il poeta mistico Angelus Silesius, no? La pretesa conoscenza di Dio, a parte che è una balla, va bene? E il nostro mondo ormai lo sa, la pretesa conoscenza di Dio fa di Dio un oggetto, è il conosciuto. E se è così, ammettendo che sia così, quello è un altro. Quindi non si parli di non dualità, non si parli di unitas spiritus. Va bene? Questo l'aveva capito, come praticamente tutto, gli antichi filosofi. Va bene? Se c'è un conoscente e un conosciuto, un io che conosco e un oggetto conosciuto, anche se questo oggetto lo chiamo Dio, beh, non solo sto bestemmiando, perché sto facendo di Dio un essere finito, reso finito dalla mia stessa sussistenza. Va bene? Questo è un linguaggio, ripeto, che circola dall'antichità classica e grazie a Dio arriva fino ai nostri giorni. Ma appunto sto pensando, dicendo grazie a Dio, adesso, va bene? Ma dicevo, la teologia è questo che fa, come dire, di male. Fa di male da ostacolo, lo dice, se lo trovo lo leggo, la teologia è l'ostacolo. La teologia è l'ostacolo che si frappone tra noi e Dio. Ecco, i teologi partono di solito dall'uomo in presenza di Dio, ma l'uomo non può essere in presenza di Dio. L'uomo non può vedere Dio senza morire, reminiscenza ovviamente. In presenza di Dio l'uomo non è. L'espressione mettiamoci in presenza di Dio non ha senso, perché non c'è niente e nessuno in presenza di Dio. Nell'essere c'è soltanto Dio, che è faccia a faccia con se stesso. Ora, siccome non lo trovo, non vi voglio far perdere tempo, ma lo dice più volte che la teologia è l'ostacolo che si frappone a questo cammino, che è il cammino insieme dell'intelligenza, ecco, insieme anche dell'amore, no? Dell'amore, perché, sempre per usare il linguaggio di Margherita Porete, come il volto ha due occhi, no? Così l'anima ha due occhi,
uno è l'occhio dell'intelligenza, l'altro è l'occhio dell'amore, ci vogliono entrambi perché lo sguardo sia poi semplice, no? Quindi indubbiamente anche dell'amore, però un altro punto di contatto tra appunto i mistici renani e Lesseaux è il fatto che all'amore si dà un ruolo, diciamo pure, di secondo piano. Perché? Perché amore è in qualche maniera sempre attaccamento. In qualche modo, anche in un modo nobile, intendiamoci bene, non sto parlando dell'amore delle canzonette fa rima un cuore. Anche nel modo più nobile, amore è in qualche maniera attaccamento. E è difficile, eccolo qua, amare senza essere attaccati. L'amore per Dio stesso è un legame da tagliare. Margherita Porete dice che, scrive nello Specchio delle Anime Semplici, che lei si è nutrita di amore, di amour, che in realtà le ha fatto fare molta strada, Però quando esce dall'infanzia, quando finisce la sua infanzia, cioè quando è cresciuta, allora si mette anche l'amore sotto i piedi. Si prova, ma è l'amore. Esso risente, quello che si prova, dell'attaccamento al sé inferiore. E allora si spende a favore di un amore che è al di là di tutti i sensi, pace che è al di là di tutti i sensi, gioia che è al di là di tutti i sensi, al di là dell'amore, al di là della pace, al di là della gioia. Anche qui su questo punto gioia c'è una straordinaria coincidenza, forse però qui insomma, si può anche supporre un'influenza diretta tra Lesseaux e Margherita Porete. Margherita Porete scrive che l'anima che è diventata semplice, no? Come intitola il suo libro, non prova gioia. È inesatto dire che prova gioia, perché è la stessa gioia. Ancora una volta, no? Essere l'essere. Già, essere l'essere. Mi vengono in mente per associazione di idee i versi del pellegrino cherubico di Silesius, vero? Intitolati appunto Essere l'essere, dove il poeta dice, cito a memoria, vediamo se mi viene, praticare l'amore è grande fatica, ma non si deve amare, si deve essere come Dio l'amore stesso. Chiaro, no? Che quindi si sta dicendo superamento dell'amore, ma in nome di un amore più grande, no? Veramente lì bisognerebbe usare non solo per questo aspetto specifico, ma più in generale la categoria, proprio la categoria hegeliana di superamento, di Aufhebung, perché qui c'è, io credo, da parte anche di Lesseaux, veramente un essersi impadronito, un aver fatto suo, fatto suoi, i tesori, le realtà del mondo spirituale cristiano, e averlo Aufgehoben, di averlo superato nel senso proprio del superamento hegeliano, cioè di essere andato oltre, ma non per cancellarlo, perché ormai è diventato tutto suo. Io almeno credo che questo sia l'approccio giusto per risolvere questo problema, e dire ma quanto era cristiano, fino a che punto era cristiano, eccetera, eccetera. Scusate, sulla gioia, Lesseaux scrive veramente come Margherita, gioia profonda, gioia tra virgolette mia, ma essa non è mia, è la gioia essenziale in cui, liberato dalla limitazione del mio ego, io sono, per così dire, ormai sprofondato.
la mia, tra virgolette, gioia non può essere piena. Piena è solo la gioia che trascende tutti i sentimenti, tutte le esperienze, quindi tutti gli attributi dell'io. Andare al di là della gioia, giustamente nota, è uno degli stadi della meditazione buddista. Quando la mia gioia diventa piena, cessa di essere mia. E dato che essa è piena, è la maiuscolo gioia, la maiuscolo pace, eccetera, eccetera. Vengo a un ultimo punto perché vedo che ho esaurito il tempo a mia disposizione e di altre cose, vabbè, altre cose vedremo altre volte magari, ma vi indico rapidamente, proprio in sintesi, alcuni degli altri elementi che mi sono sembrati molto forti di questo parallelismo nei secoli, insomma, no? Diciamo duro da digerire anche appunto per noi è il discorso non solo della critica alla teologia ma anche più in generale al superamento anche qui dell'umanità o della figura del Cristo. Entrambi questi autori indubbiamente hanno come riferimento un testo evangelico, il testo giovanneo, come al solito, in cui Gesù si congeda dai discepoli dicendo «O fortet ut ego vadam», bisogna che io me ne vada di fronte ai discepoli che naturalmente volevano restare con lui, eccetera, eccetera. Bisogna che io me ne vada, perché se non me ne vado non potrà giungere a voi lo Spirito. Ecco, un intero sermone cartiano è dedicato a questo e lo so, ci torna spesso, non sul sermone cartiano ma sul tema. In qualche maniera occorre andare, superare la dipendenza dalla figura di Cristo. Eccoci qua. Bisogna che Gesù, sono sempre al diario, bisogna che Gesù se ne vada, bisogna che la dualità sparisca. Gesù disse ai suoi discepoli, è bene per voi che io me ne vada. E in effetti sparì. Passione, resurrezione, ascensione. Sparì in seno al Padre. Colui che è morto, risorto e risalito in cielo, ormai non è più, tra virgolette, conosciuto che nel pneuma, nello spirito, in una forma spirituale, pneumatiche. L'uomo non deve fermarsi a nessun archetipo. Tutti gli archetipi della coscienza e del cosmo devono essere trascesi. Cristo l'ha ripetuto spesso ai suoi, bisogna che io me ne vada. Bisogna che scompaia. È necessario per amore di voi, cui la mia presenza diventa un ostacolo. Altrimenti Cristo stesso assume il ruolo di un idolo. Sì, e questo ovviamente rientra anche nel discorso appunto. Discorso dell'andare per Dio oltre Dio, no? Prego Dio che mi liberi da Dio, che non può essere inteso così come semplicemente una battuta, un'espressione paradossale, simpatica, eccetera. Perché se vogliamo provare, significa davvero lo spogliarsi non solo esteriore, diciamo di tipo ascetico, ma di quanto più profondo credo ciascuno di noi porti, desideri, voglia.
Concludo, perché è l'ora di concludere, Rousseau, ancora d'accordo con questi antichi maestri, ritiene che la fede stessa sia da togliere. C'è un no alla fede, inteso ovviamente come credenza religiosa, non come il cammino dell'intelligenza, che è altrettanto netto, altrettanto rigoroso di quello appunto che venne pronunciato secoli fa da Eckhart. Eckhart diceva che chi crede non è ancora figlio di Dio, cioè la fede in quanto credenza, in quanto appunto oggettivazione, qualcosa che fa oggetto del divino e quindi lo pone in qualche maniera come un altro, anche se nella maniera, nel modo come dire più nobile, è questa la fede fa sì che la fede fa sì che non si realizzi ciò che invece Cristo stesso ci ha insegnato. E Rousseau scrive in questo modo: che mi importa di essere cristiano? Che mi importa di essere hindu? Non sono forse il karma nelle circostanze che hanno messo ciascuno su una certa via? Fede e culti riguardano il mentale, il corpo. Una fede vale l'altra. La fede si trova sul piano del mentale. La scelta Advaita, che è ormai la mia grazia e il mio appello interiore, è libero da ogni rito, libero da ogni fede. Ecco, mi fermo qua, va bene?